Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ad maiorem Dei gloriam. Cari ragazzi, desideriamo oggi riprendere il discorso laddove, come senz'altro voi ricorderete, l'abbiamo interrotto nella nostra ultima lezione. Avevamo dedicato l'ultima parte di quella lezione a commentare il simbolo di Nicea. Concilio ecumenico, il primo, secondo la lista, l'elenco convenzionale dei concili ecumenici, celebrato nel 325 per far fronte alla dottrina ariana, che appunto esce da quel concilio sconfitta in quanto bollata di eresia. Vi invito a riprendere lo schema di quella lezione, la nona lezione, e così a scorrere rapidamente, per poter ricordare almeno gli aspetti principali, l'ultima parte di questo schema, quella dedicata al concilio. Ricordate, stiamo commentando il numero 125 del Denzinger, che dunque diventa, come abbiamo già detto, per questa e le prossime lezioni, uno strumento importante del nostro studio e della nostra ricerca. Di quel simbolo tripartito, che abbiamo visto probabilmente essere ripreso da qualche simbolo di fede preesistente, ma al tempo stesso essere ampiamente riadattato in chiave anti-ariana, riscorriamo, riprendiamo brevemente gli aspetti relativi al secondo articolo, quello cristologico, che è con tutta evidenza quello più direttamente anti-ariano. Abbiamo detto che ciò che si dice rispetto al figlio prende le mosse anzitutto da alcuni titoli neotestamentari. Abbiamo detto qualcosa a proposito del titolo Kyrios, che soprattutto in Paolo, ma anche nei Vangeli e negli altri testi della tradizione neotestamentaria, vuole indicare la divinità di Gesù Cristo, in quanto Kyrios nella Bibbia greca, nella traduzione greca della Bibbia ebraica dei 70, traduce l'ebraico Adonai. Accanto al termine Kyrios compare poi il nome proprio di costui, Jesus, il suo appellativo messianico, Christos, fondamentale nel Nuovo Testamento, e poi il titolo Ouios Tuteu, figlio di Dio. Ora però è subito dopo che vengono alcuni termini che vogliono appunto spiegare che significa dire che Gesù Cristo è il Signore, in modo particolare il Figlio di Dio, ovvero quei termini che ci permettono di capire che questa formula Figlio di Dio, così come la formula Signore, vanno interpretati nel senso che Gesù Cristo condivide con il Padre l'unica intatta divinità. Anzitutto abbiamo detto qualcosa rispetto ai termini generato e creato, che Ario, ma non soltanto Ario, anche diversi autori preniceni, tendevano talvolta a considerare sinonimi, per cui nessuna distinzione reale, fondamentale, era stabilita tra l'affermazione che il Figlio di Dio è generato dal Padre e l'affermazione che il Figlio di Dio è creato da quel Padre. Invece, abbiamo detto, secondo Nicea, i due termini sono distinti, anzi opposti. Cosicché si può dire che il figlio è generato, non creato, genne tenta, u poie tenta. Da una parte c'è dunque un'attività chiamata genesis, dall'altra un'altra, una distinta attività chiamata poiesis. Abbiamo detto che ambedue queste attività hanno nel padre la loro sorgente, la loro origine. Il padre è tanto colui che genera, quanto colui che crea, eppure egli compie, generando e creando, due attività distinte e come tali inconfondibili, inconfondibili. Da una parte la generazione è l'atto eterno con cui il padre pone in essere il figlio.
Dall'altra parte, la creazione è l'atto temporale con cui Dio, Padre, pone in essere ciò che esiste nel mondo e il mondo stesso con ciò che esso contiene. Per precisare, per il fatto che la generazione riguardi uno e uno solo e che sia dunque atto assolutamente distinto dall'opera creativa o creatrice, si afferma poi con linguaggio giovanneo che questo generato, il figlio, è l'unigenito, il solo generato, monogenes. Al tempo stesso si precisa il concetto di generazione, che è un concetto biblico, evangelico in modo particolare, anch'esso soprattutto insistito nel Vangelo di Giovanni, attraverso una categoria che è invece extra-biblica, desunta dal linguaggio filosofico usia, ed è su questa, come voi senz'altro ricorderete, che noi abbiamo attirato in modo speciale la nostra attenzione nel corso dell'ultima lezione. Abbiamo detto che usia ricorre due volte nell'articolo cristologico del simbolo di Nicea. Ricorre anzitutto quando si afferma che il figlio è generato dalla sostanza del padre, ectes usias, da una parte. Poi abbiamo detto che ricorre subito dopo, in qualche parola più avanti, per indicare che quel figlio è homo usios al padre, cioè della stessa sostanza, o come anche si può tradurre, consostanziale. Si tratta dunque di un aggettivo composto da homos, home, homo, uguale, e poi la parola, il termine usia, che abbiamo già incontrato. Questo aggettivo rappresenta un vero e proprio neologismo coniato dal Concilio di Nicea. Dunque, che cosa è più precisamente la generazione alla luce del concetto di usia? È l'atto eterno con cui il figlio deriva dalla sostanza del padre in modo tale da possedere egli stesso quell'unica e indivisibile sostanza. Per cui se la creazione pone in essere il non divino, il mondo e ciò che in esso come esseri non divini, la generazione si svolge tutta nell'alveo della divinità, perché la generazione ha Dio come punto di partenza, Dio Padre, e ancora Dio come punto di arrivo, Dio Figlio. La generazione produce di nuovo un soggetto divino dal Padre al Figlio. Ora, per affermare che questo figlio è divino in quanto condivide radicalmente la medesima, identica, indivisibile sostanza del padre, la sua stessa usia, si trovano, abbiamo detto, altri termini apparentemente ridondanti, ma pure chiarificatori in questo contesto. Il figlio è luce da luce, Dio vero da Dio vero e ancor prima Dio da Dio. Dunque la generazione è atto che prende come punto di partenza il Padre, Dio, luce, Dio vero, e atto che ha come punto di arrivo di nuovo il Figlio in quanto Dio, anch'egli è Dio, anch'egli è luce, anch'egli è Dio vero. Dunque Dio è nell'atto eterno della generazione tanto il terminus aquo, il punto di partenza, quanto il terminus ad quem, il punto di arrivo. La generazione produce il divino, non comporta una fuoriuscita dall'unica e indivisibile sostanza divina, dall'unica e indivisibile divinità. E poi abbiamo detto più rapidamente, il Concilio di Nicea in questo articolo cristologico si concentra anche sull'opera storico-salvifica o economica, se voi preferite, di questo figlio di Dio consustanziale al Padre. Quindi egli è anzitutto indicato come il mediatore della creazione, per mezzo di lui tutte le cose sono state fatte o create, ecco qui si utilizza il termine poiesis, poieo, creare, fare, e poi si afferma di quest'unico figlio anche l'altra attività ancora più importante,
oltre ad essere il mediatore della creazione, è colui che si è incarnato, ha patito, è morto, è risorto e di lui attendiamo il ritorno ultimo. Dunque troviamo compendiate in poche parole tutte le affermazioni fondamentali relative al mistero salvifico del Figlio fatto carne. Con ciò abbiamo grosso modo riassunto le cose che dicevamo la volta scorsa sul Concilio di Nicea. Ecco, vi invito ancora una volta a fissare l'attenzione sul termine usia e in modo particolare sull'aggettivo homo usios, perché rappresenta e rappresenterà subito dopo il Concilio di Nicea il tratto distintivo della fede nicena. Ecco, possiamo riassumere la Cristologia nicena nell'affermazione della consustanzialità, omousia, del Figlio nei riguardi, nei confronti del Padre. Dunque, questo aspetto è assolutamente centrale e vi invito a fissare su di esso la vostra attenzione anche in vista dell'esame non più così lontano. Vediamo adesso, e apriamo così una nuova lezione, ciò che accade dopo Nicea. Eccoci, sembrerebbe di dire immediatamente che Nicea, con la sua chiarezza concettuale, abbia fugato ogni dubbio e abbia così definitivamente, irrimediabilmente sgominato l'eresia ariana, e cioè l'idea di una qualche subordinazione, o meglio, di un qualche subordinazionismo, che affermava che riduceva il figlio a un'entità, un soggetto in qualche misura maggiore o minore, inferiore al padre, comunque non divino in senso vero e proprio. Ecco, dire che il figlio è homoousios sembra più che sufficiente per affermare la sua uguaglianza nei riguardi del padre. I due, padre e figlio, condividono radicalmente l'unica, indivisa divinità. Sono entrambi quell'unico Dio, quell'unica divinità. Eppure le cose non sono così semplici. Purtroppo, dopo il Concilio di Nicea, si apre una fase di turbolenza dottrinale, e dunque inevitabilmente anche di turbolenza ecclesiale, che scuote per lungo tempo il IV secolo. Segno che la dottrina di Nicea fatica ad essere correttamente recepita ed anzi incontrerà diverse opposizioni, diversi ostacoli, anzitutto non decretando affatto la morte del cosiddetto partito ariano, e cioè di quelle dottrine legate ad Ario, anche dopo la morte di Ario. Questo è anche molto interessante. Potremmo dire dunque che con Nicea l'arianesimo non è affatto sconfitto, tanto per ragioni teologiche quanto anche per ragioni politiche. Abbiamo già visto in qualche altro contesto, ma vediamo ora e vedremo più avanti ancora meglio come spesso, direi in modo quasi inevitabile, teologia e politica si intersecano, dunque si determinano reciprocamente. L'abbiamo già accennato quando abbiamo detto che lo stesso Concilio di Nicea, ricorderete, fu convocato dall'imperatore Costantino proprio perché il dissidio dottrinale turbava la pace all'interno dell'impero, dunque per una ragione politica, potremmo dire, squisitamente civile. Ecco, vediamo che teologia e politica continuano ad intrecciarsi anche dopo quel concilio. Anzitutto, dicevo, per ragioni teologiche, già perché gli ariani rifiutano di accettare, di sottoscrivere il simbolo niceno, accusando quel simbolo di sabellianismo o di sabellianesimo, e cioè, per utilizzare una parola che noi conosciamo forse un po' di più, di modalismo. Appunto, Sabellio era stato un pochino il rappresentante di una tendenza modalista secondo la quale, ricordate, padre, figlio e anche spirito non sono realmente distinti tra loro. Dio è uno e uno solo, soltanto che nella storia della salvezza egli si manifesta, compare, si rivela agli uomini attraverso diverse modalità,
rivestendo ora i panni del figlio e ora finanche quelli dello spirito. Dunque, che cos'è il figlio in questa visione teologica? È semplicemente una modalità di apparizione dell'unico Dio Padre nella storia, senza distinguersi realmente dal Padre. In questo modo, voi capite, è salvato, è salvaguardato il monoteismo assoluto, a scapito però della pluralità in Dio e dunque della Trinità. Ecco perché gli ariani accusano di modalismo sabelliano il simbolo di Nicea, perché affermando, essi sostengono, che il figlio è consostanziale al padre, ne deriverebbe che il figlio non è realmente distinto dal padre, è quel medesimo padre sotto sembianze diverse. Dunque l'homo ousios, a loro avviso, non riesce a tener conto della reale distinzione fra padre e figlio, che pure sembrerebbe attestata, e si affermano dai racconti evangelici e dalla tradizione neotestamentaria. Dunque, essi rifiutano l'homo ousios. Dall'altra parte, però, abbiamo detto che la dottrina nicena è avversata anche per ragioni politiche. L'imperatore Costantino, che era stato il promotore, come abbiamo appena ricordato, di quel concilio di Nicea, nel 337 muore e gli succedono i due figli, Costante in Oriente e Costanzo in Occidente, di fede cristiana diversa, nel senso che Costante è filo ariano, mentre Costanzo in Occidente è filo niceno. Proprio quest'ultimo, Costanzo, muore per primo nel 350, così che alla sua morte tutto l'impero torna a riunirsi nelle mani di Costante. Voi capite bene che questo determina, favorisce quantomeno una non soltanto sopravvivenza, ma anche reviviscenza dell'arianesimo in tutto l'impero, nonostante lo stesso Ario sia già morto dal 336. Molti sinodi provinciali, sia in Oriente sia dopo il 350, anche in Occidente, approvano formule di fede più o meno esplicitamente ariane. Dunque sembra vanificato lo sforzo dei padri niceni. I difensori, strenui, intrepidi del simbolo di Nicea, come Papa Liberio, Ilario e Atanasio, due autori su cui stiamo per ritornare, verranno per questo anche esiliati, allontanati dalle loro sedi. Gli ariani dunque continuano a svilupparsi e potremmo dire che in questo frangente successivo dunque al concilio di Nicea, essi tendono a distinguersi in due fazioni o in due partiti o sottopartiti. Vorrei dire che ogni volta che noi numeriamo due, tre fazioni, due, tre partiti, stiamo evidentemente semplificando per ragioni di comodità scolastica. Magari le sfumature tra autore ed autore, tra scuola e scuola, possono essere molte, ma noi le riduciamo a quelle veramente fondamentali, appunto per ragioni di chiarezza e rapidità. Dunque, distinguiamo, ci accontentiamo di distinguere da una parte gli ariani cosiddetti radicali e dall'altra gli ariani cosiddetti moderati. Chi sono i primi, gli ariani radicali? Essi sono detti anche anomei, anomei, perché l'aspetto che li caratterizza, che li contraddistingue, è la negazione dell'uguaglianza del figlio con il padre, an homos, non uguale, non uguale. Ecco, anomei, coloro che sostengono che il figlio non è uguale, non è consustanziale al padre. Tra costoro spiccano due nomi che forse avete già sentito, almeno perché sono citati da alcuni dei grandi padri difensori del Concilio di Nicea in questi anni. Ezio ed Eunomio sono questi due anomei particolarmente noti, contro cui appunto si scagliano diversi padri della Chiesa del IV secolo. Per questi autori, che rieditano e evolvono la dottrina del maestro Ario, il figlio è stato creato, creato sic et simpliciter,
anche se è superiore ad ogni altra creatura. Per avvalorare le loro convinzioni, non esitano a piegare e a interpretare a loro favore alcuni testi biblici. Ad esempio, quelli più ricorrenti nei loro scritti sono, ad esempio, Proverbi 8:22, laddove è la sapienza a parlare, sapienza che si identificano con il figlio, lì essa afferma: il Signore mi ha creata prima dei secoli. Oppure, ancora più chiaramente, Giovanni 14:28, laddove il figlio dice di sé: il Padre è più grande di me. Per Eunomio, in modo particolare, la caratteristica fondamentale di Dio è il suo essere ingenerato. E abbiamo detto che questa sottolineatura era presente già in altri autori, anche del secondo secolo e del terzo secolo, ed era appunto ripresa dalla concezione tipicamente ellenistica della divinità. Dio è per eccellenza la Genetos, Agenetos, ingenerato. Dio non proviene da nessun altro se non da se stesso, per cui l'affermazione di un Dio generato, quale sarebbe il figlio, è sostanzialmente contraddittoria, insostenibile. Se egli è generato, se egli è figlio e dunque proviene non da sé ma da altri, per ciò stesso non può essere veramente Dio. Dall'altra parte, come accennavo, abbiamo invece i cosiddetti ariani moderati, anche nominati semi ariani, anche detti semi ariani, terminologia di comodo per carità, comunque utile per darci un'idea di quello che è il contesto del dibattito teologico, ecco, in questa metà del IV secolo. Costoro sostituiscono all'homo usios di Nicea, che ormai ben conosciamo, l'homo iusios. Attenzione, attenzione. Homo usios significa della stessa sostanza. Homos, home, homo significa uguale, stesso, identico. Homo iusios significa della simile sostanza, di una sostanza simile. Perché homoios, homoie, homoion significa in greco piuttosto simile. Dunque, homoie usia significa sostanza simile. Che cosa vogliono dire essi? Che per certi aspetti il figlio ha una somiglianza con il padre, e dunque in un livello certamente superiore alle altre creature, può essere considerato alla stregua di una semidivinità. Però non è esattamente identico al padre, e dunque potremmo dire in una posizione intermedia tra il padre e le creature. Essi, in altre parole, cercano di valorizzare il più possibile la dignità del figlio, però salvaguardando l'unicità divina del padre. Potremmo dire che questo gruppo di ariani moderati o di semi-ariani, più vicino in ogni caso al partito niceno, cioè difensori di Nicea, perderà piede dopo il 360 e molti dei suoi seguaci, molti di coloro che appartengono alle file di questo gruppo, di fatto confluiranno nei Niceni. Ho già accennato e ora vorrei considerare con voi, dopo questa introduzione storica al periodo che stiamo considerando, due grandi autori, li ho già menzionati appunto, due grandi campioni della fede nicena, uno in Oriente e l'altro in Occidente, Atanasio e Ilario. È dunque su questi autori che vogliamo ora attirare in modo particolare l'attenzione. Vi chiedo, mentre seguite questa lezione, di tenere di fronte ai vostri occhi lo schema della decima lezione, che è fruibile e scaricabile dalla nostra pagina online nel sistema Discite. Decima lezione: l'evoluzione della dottrina trinitaria fino al Costantinopolitano primo e secondo. Dunque si tratta di uno schema uguale agli altri che abbiamo finora utilizzato, che appunto inizia menzionando Atanasio. Proprio di Atanasio vogliamo dunque dire qualcosa ora, a partire un po' dal contesto che abbiamo delineato.
Atanasio vive tra il 295 e il 373. Non vi aspettate in questa sede una introduzione esauriente al suo ricco pensiero teologico, anche perché nel corso di patrologia senz'altro sarà possibile fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle molto selettive necessariamente che io vi offro in questa sede. Atanasio ha partecipato al Concilio di Nicea come diacono della Chiesa di Alessandria, ma appunto solo 3 anni dopo, nel 328, succede al vescovo di Alessandria, Alessandro, che avevamo anche noi menzionato, appunto colui che come vescovo di Alessandria aveva preso parte, affiancato da Atanasio, al Concilio Ecumenico di Nicea. Quali sono gli aspetti fondamentali del pensiero cristologico trinitario di Atanasio che vogliamo in questa sede menzionare? Anzitutto la sua netta, esplicita affermazione che la generazione del Figlio dal Padre è un atto eterno, cioè non si svolge nel tempo secondo la successione del prima e del poi, come appunto Arrio chiaramente affermava, ricordate. Dio, infatti, egli scrive, non è mai privo di quello che gli appartiene, per cui il Padre mai è privo del Figlio, che è suo Figlio. Dunque, postulare, sostenere una temporalità nella generazione del figlio significherebbe per assurdo sostenere che vi sia stato un tempo, un'epoca, una stagione in cui al padre mancava qualcosa di suo, il figlio. Dunque, consegue per Atanasio che padre e figlio sono necessariamente coeterni, coeterni. Secondo aspetto, è altrettanto netta, limpida l'affermazione che la generazione del figlio è indipendente dalla creazione, non è funzionale ad essa. Abbiamo già parlato, abbiamo già distinto nelle nostre lezioni precedenti tra generazione eterna, secondo cui il figlio è eternamente generato, e generazione funzionale, secondo cui il figlio è generato in un dato momento per poter essere il mediatore della creazione. Dunque, la generazione sarebbe funzionale alla creazione. Abbiamo anche visto che taluni autori pre-niceni oscillavano tra queste due diverse posizioni. Ecco, in Atanasio, la generazione del figlio è eterna e dunque chiaramente indipendente dalla creazione. Ne consegue, egli afferma, che anche se la creazione non fosse avvenuta, il figlio esisterebbe. Esisterebbe da sempre accanto al Padre, presso il Padre. Altra affermazione: Padre e Figlio condividono la stessa usia o physis. Dunque vedete che Atanasio riprende il concetto niceno di usia e considera physis come un sinonimo di usia. Noi possiamo tradurre usia con sostanza, possiamo tradurre physis con natura, o anche viceversa, perché i due termini vengono ad essere sinonimi, indicando entrambi in Dio il principio dell'unità. Dio è un'unica essenza, un'unica natura che padre e figlio possiedono in pari grado. Questa usia, o physis, il figlio infatti l'ha interamente ricevuta dal padre. Questa usia esprime l'unità di padre e figlio nella divinità. Essi sono l'unico Dio perché possiedono l'unica usia divina. In questo senso è chiara, netta e accorata in Atanasio la difesa dell'homoousios di Nicea. Quanto alla questione della generazione temporale del figlio, ecco, tema su cui gli ariani insistono molto: il figlio sarebbe stato generato nel tempo, quindi ci sarebbe stato un tempo, una stagione, un'epoca in cui il figlio non c'era. Atanasio risponde dicendo che in realtà, stando alla lezione biblica, occorre distinguere quando si parla del figlio due tipi di generazione, due generazioni.
la generazione eterna di cui abbiamo finora parlato, e la generazione temporale, cioè la sua generazione nella carne. Dunque, Atanasio invita a distinguere tra queste due diverse generazioni, quella dal Padre, che si compie dall'eternità, dunque da sempre per sempre, e quella da Maria, che invece si è compiuta in un determinato momento della storia, come i Vangeli ci insegnano. Questa seconda generazione, quella nel tempo, quella nella carne, si rende necessaria per operare la redenzione, cioè per riscattare l'uomo dal peccato, e così la Cristologia in Atanasio si collega senza soluzione di continuità alla soteriologia, cioè alla dottrina della salvezza o della redenzione, aspetti che qui non possiamo ulteriormente approfondire, lo farete infatti in altra sede nel corso di Cristologia e Soteriologia. Dobbiamo però una cosa dirla, questa sì, perché è strettamente connessa ai nostri temi. Proprio per difendere ulteriormente, per rafforzare ancora l'affermazione della divinità del figlio, Atanasio ricorre a quello che viene convenzionalmente chiamato l'argomento soteriologico. Questo argomento ha una sua importanza e vi chiedo allora di fissarlo, di prestare adesso particolare attenzione. Che significa l'argomento soteriologico? Egli nota che a partire dalla testimonianza neotestamentaria, l'opera del figlio consiste nella divinizzazione dell'uomo. Abbiamo già detto, citando altri autori, che proprio la divinizzazione, la theosis o teiosis, è il tratto caratteristico dell'antropologia orientale. E il destino, la vocazione dell'uomo è quella di diventare egli stesso divino, cioè di partecipare della vita divina. E a quest'opera ha concorso il figlio, per quest'opera è venuto il figlio, si è incarnato e ha vissuto la Pasqua. Ora però, domanda Atanasio, come potrebbe il figlio divinizzare se non fosse egli stesso divino? Se il figlio non è divino, egli non può divinizzare. Per cui se egli divinizza, vedete qui c'è proprio un vero e proprio sillogismo, se il figlio divinizza vuol dire che egli è divino, non potrebbe dare ciò che egli non possiede. Se egli divinizza l'uomo è perché egli possiede la divinità. Negare dunque la divinità del figlio ha, secondo Atanasio, delle precise conseguenze soteriologiche che riguardano noi. Non si tratta soltanto di una questione di scuola, significa compromettere la realtà, la possibilità della divinizzazione dell'uomo, perché negare che il figlio è divino significa negare che mediante il figlio, attraverso di lui e la sua opera, l'uomo possa essere introdotto nel mistero della vita divina. Ovviamente Atanasio è molto attento a distinguere la divinità del figlio dalla divinizzazione dell'uomo, che è il nostro traguardo escatologico. Il figlio possiede la divinità kataphysin o kataousian, cioè secondo la sua natura, secondo la sua sostanza, in quanto consustanziale o connaturale al Padre. L'uomo invece, venendo divinizzato, possederà la divinità katakari, per grazia, per dono. In questo modo è salvaguardata anche la specificità di Dio rispetto all'uomo, pur affermando che egli è destinato ad essere divinizzato. E accenniamo poi brevissimamente anche alla pneumatologia di Atanasio. Sono consapevole che magari mettiamo a cuocere diversa carne, ma trattandosi di una registrazione, voi potete sempre, per un attimo, sospendere la visione, prendere diciamo così, un respiro, aprire la finestra e quindi poter respirare aria pura, bere un bicchiere d'acqua e poi riprendere a seguire la lezione. Ecco. Possiamo adesso aggiungere dunque qualcosa rispetto alla pneumatologia di Atanasio, che è soprattutto affidata alle sue lettere a Serapione.
non abbiamo la possibilità di soffermarci su questo scritto, già che nel nostro corso di teologia trinitaria l'aspetto propriamente pneumatologico, la teologia dello Spirito Santo, pur non potendo essere assente, voi capite, non può però neppure essere sviluppato come certamente meriterebbe. Pazienza, ci accontentiamo di qualche accenno rapidissimo. Lettera a Serapione, e cioè lettere scritte a Serapione, vescovo della vicina località di Tmuis, ecco, presentano anche lo Spirito come homo ousios al Padre e al Figlio, anch'egli dunque consustanziale al Padre e al Figlio, e come tale appartiene ad un unico Dio, che è un'unica Trinità. Anche se Atanasio non dice mai expressis verbis che egli è Theos, che egli è Dio. Si dice invece che egli appartiene al Figlio, così come il Figlio appartiene al Padre. Dunque potremmo dire che nella vita divina, secondo Atanasio, si realizza il mistero di una mutua appartenenza. Questo è anche molto bello. L'aspetto comunque decisivo, che a noi interessa sottolineare, è l'estensione del termine homoousios anche allo Spirito Santo. Dunque al Padre sono consustanziali tanto il Figlio quanto lo Spirito. È dunque chiaro l'impianto compiutamente trinitario del pensiero teologico di Atanasio, e questo mi sembra molto importante. Atanasio dunque, per certi versi, difende Nicea, difende l'homoousios di Nicea, per altri versi si porta oltre Nicea, applicando l'homoousios anche allo Spirito, quando invece Nicea, e l'altra volta l'abbiamo detto, non si era occupata di pneumatologia e dunque nulla diceva rispetto allo Spirito Santo. Prima però di considerare meglio gli sviluppi pneumatologici del periodo post-niceno, che preludono al Concilio Costantinopolitano I, vorrei con voi spostarmi idealmente dall'Oriente all'Occidente e così considerare brevemente anche il pensiero di Ilario di Poitiers, che muore intorno al 367. Dunque anche questo autore vive e opera all'interno del IV secolo, secolo la cui importanza nello sviluppo del dogma cristologico trinitario evidentemente molto importante. Potremmo dire che tra i secoli dell'epoca patristica è proprio quello decisivo. Che cosa possiamo dire, ecco, riassumendo per sommi capi la dottrina trinitaria di questo altro grande padre della Chiesa, Ilario di Poitiers? Anzitutto, egli cerca di attenersi il più possibile a un linguaggio biblico, per cui descrive il padre come autor, l'autore, il figlio come imago, immagine, lo spirito come dono, dono, ecco appunto terminologie bibliche.